Ciao a tutti ragazzi, benvenuti alla seconda puntata della rubrica La gente deve sapere, rubrica che per chi si fosse perso la puntata precedente è incentrata sul far scoprire dei dischi di artisti magari meno noti, meno conosciuti, che però avrebbero tutte le qualità per piacere, per essere più conosciuti appunto, e che però magari per mancata promozione o promozione insufficiente non vengono scoperti da tutti e non ricevono l'attenzione che magari dischi di artisti più blasonati ricevono, magari anche immeritatamente. L'altra volta abbiamo parlato dei Kampfar con il loro ultimo disco Gelmacht, sì, mi pare, sì. Niente, stavolta parliamo dei Mezzatol, gruppo che sicuramente sarà un pochino più conosciuto tra i fan del folk metal e coloro che appunto ascoltano Paganstorm, puntualmente non. Comunque Mezzatol, appunto, gruppo estone, nato ormai nel lontano 1999, beh, lontano si fa per dire. Debuttano con il disco Yekoda nel 2004, nel 2005 fanno Terast Misangun Meing, che in realtà non sarebbe proprio un disco nuovo perché è la riregistrazione con la nuova lineup del loro primo demo, con l'aggiunta degli strumenti folkloristici che all'inizio non erano parte della formazione. Successivamente Iva Kivi nel 2008, nel 2010 Ayo e nel 2011 Ulg. E arriviamo appunto adesso al 2014, in cui hanno rilasciato l'ultimo Karya Youth, che è il disco di cui parleremo questa sera. Magari qualcuno li avrà anche visti dal vivo, recentemente o no, i Mezzatol, perché nonostante non abbiano mai fatto tour da headliner grossi per l'Europa, però hanno supportato nei loro tour per esempio gruppi come Enziferum, Fintrol e Corpiclani. Per l'esattezza nel 2009 gli Enziferum nel loro tour europeo per From Afar, nel 2010 Fintrol per Niflheim e nel 2013, proprio l'anno scorso, i Corpiclani per il loro ultimo disco Manala. Appunto oggi vogliamo parlare del nuovo uscito Karya Youth, in cui secondo me vi preannuncio già che il nostro quartetto estone ci propone prima di tutto il solito ottimo disco. Continuano bene o male, per chi li conosce, sulla strada che hanno sempre percorso, senza però disdegnare qualche novità stilistica che, vedrete, renderà più vario l'ascolto di questo nuovo lavoro. Va bene, allora, detto questo, partiamo subito con la prima traccia, che è Kunking. Allora, Kunking, la prima traccia, parte con una componente folk molto accentuata, grazie allo zither, credo si pronunci zither, non sono sicuro, comunque vabbè, magari qualcuno se lo sa mi corregga, che è per chi non lo sapesse, è uno strumento cordofono che si suona o pizzicato o con un archetto. In particolare quello estone si suona soprattutto con l'archetto. Sentirete, per chi non li conosce, la particolarità di questo strumento, secondo me è molto bello, molto particolare. Dicevo che appunto la traccia si apre con questa componente folk molto accentuata, appunto grazie allo zither, e si snoda poi tra tremoli picking e riff stoppati, molto efficaci, in un'atmosfera generale che è abbastanza cupa. Vabbè, quindi regnano riff stoppati e tremolo picking fino ad arrivare a uno stacco centrale che in cui secondo me la apprensione si fa ancora maggiore, in cui svolgono un lavoro particolare e molto azzeccati i flauti, o vari strumenti a fiato, penso che siano solo flauti però. Vabbè, si passa subito senza pausa a Lome Mesti.
L'Home Mesti, che dicevo appunto è la seconda traccia, nonché primo singolo rilasciato per il disco, che vede ritmiche serratissime e inoltre la partecipazione di Jan e Jarvela dei Korpi Klani, che penso che tutti conosceranno, in particolare su un bridge e due ritornelli, con vari yoik, canto tradizionale finlandese per chi non lo sapesse, sparsi un po' per tutta la canzone. Un risultato che in alcuni punti può ricordare i più recenti Skyforger, un gruppo lettone, che spero molti conoscano. Vedremo che è una costante che si terrà nelle ritmiche abbastanza in tutto il nuovo lavoro, che è un lavoro in quanto a ritmiche molto più sostenuto dei lavori precedenti a questo disco dei Mezzatol. È un lavoro di cornamuse, della cornamusa estone, utilizzata in questo disco e comunque di solito nella discografia dei Mezzatol, e in particolare in questo disco e in questa canzone secondo me trova spazio più che in passato. Cornamusa estone che si differenzia da quella da quelle di altri paesi per il timbro più nasale. Subito tempo per un rallentamento, un'atmosfera più lenta con Zeonzema. Zeonzema è la terza traccia dove le chitarre sono un pochino più ribassate, o almeno a me così è sembrato, complice secondo me la produzione compatta e azzeccata, azzeccata sia per quanto riguarda le parti folkloristiche che le parti più metal, quindi si sentono molto bene e si mescolano molto bene sia gli strumenti più acustici sia gli strumenti distorti. Anche comunque il sostegno al vocione particolare è ormai anche un po' trademark del cantante Marcus dei Mezzatol, che è quasi sempre sostenuto tra l'altro dal polistrumentista Lauri. Tempi più sostenuti, quindi premo subito, come sentirete anche qui in questa canzone, la componente folk non tarda a farsi sentire. Secondo me è da notare il gran bel lavoro di basso che potete sentire circa a metà traccia. Successivamente Tau Tudma, Terazest Tau Tudma è il nome della quinta canzone del disco, in cui appunto i Mezzatol rispingono sull'acceleratore. È una canzone che secondo me non può lasciare indifferenti, sempre azzeccatissime e non scontate le parti e gli inserti di cornamusa, ricordo cornamusa estone, e di vari flauterelli qua e là, che si intrecciano sia ai riff e sia alla voce per tutto il brano, tranne che nel ritornello a dire il vero, però per il resto del brano. Per il resto del brano si intrecciano sia i riff che alla voce. Fuori è un rallentamento verso la fine, per poi riprendere a tutto gas e dopo una parte di cornamusa, una breve parte di cornamusa, e concludere la traccia in bellezza. Andiamo ancora alla velocità con la sesta traccia, si chiama E. Penso si pronunci così. È, come sentirete, veloce, ha un bel rallentamento, comunque ha dei bei rallentamenti qua e là, rimane però una canzone breve, dove risentiamo lo zither, lo strumento di cui vi parlavo all'inizio della recensione, ritroviamo lo zither a metà canzone. Ripeto, penso che si pronunci così, Torre de Cotudes. Fa sempre un po' di fatica a pronunciare questi cazzo di titoli loro. Comunque, questo pezzo si presenta come un brano più calmo di sicuro, tra l'altro utilizzato come secondo singolo, quindi magari qualcuno l'avrà anche sentito su Facebook se è iscritto alla pagina dei Mezzatol. È più calmo, però questa affermazione è da prendere comunque con le pinze, perché vedrete che il disco si mantiene tutto su partiture abbastanza veloci e
e atmosfere abbastanza cupe rispetto agli standard del gruppo. Comunque, tra l'altro, questo secondo singolo, questa canzone è dedicata a una bevanda cara a penso tutti, cara a tutti noi, vi lascio immaginare quale sia. Questo, secondo me, è da notare il gran lavoro di composizione tra la componente sempre folkloristica e la parte più prettamente metal, una cosa che comunque sentirete bene o male in tutto il disco, e che secondo me comunque hanno sempre fatto. Con la più cupa, Mezzala Severi, che in realtà è la prima a superare i 4 minuti di durata tra le canzoni del disco finora. Secondo me però non si sentono questi 4 minuti in rapporto alle altre canzoni, grazie all'abilità e alle variazioni parecchie durante la canzone che il gruppo ci propone. Secondo me è una delle migliori, nonché quella che vi proporrò poi stasera alla fine della rubrica. Da notare l'assolo di cornamusa del sempre bravissimo Lauri, che ci propone verso la fine del pezzo. Parta con, dopo appunto, Mezzala Severi, che è un po' più lenta, un po' più cupa delle altre canzoni. Si riparte invece in quarta con Surmamur. Dicevo, ripartiamo in quarta con un'accelerazione iniziale dove ritroviamo sempre lo zither, lo strumento cordofono di cui vi parlavo prima, tuttavia stavolta al posto che suonato con l'archetto pizzicato. Adesso troverete al centro una soluzione che a me sinceramente ha fatto sorridere, trovo molto azzeccata, ma non ve la svelo. Mentire del disco. Ne riaccelera sul finale, vuota la, secondo me, questa canzone che ha diversi sprazzi trash nel riffing, che si chiama dicevo appunto riff trash, che comunque saranno un'influenza ritrovabile anche in altre parti del disco. Parlavo prima degli Skyforger, che evidentemente hanno un po' influenzato il songwriting di questo ultimo disco dei Mezzatol, essendo anche amici, conoscendosi e girando spesso anche in tour insieme. Tra l'altro questa influenza la potete ritrovare anche nella batteria, secondo me, abbastanza pestona per tutto il disco, ma in particolare in questa canzone le soluzioni sul ride sono abbastanza di influenza di Dave Lombardo, per esempio. Ancora l'atmosfera. Sfera si fa più tesa nella title track del disco, Carrier Youth. Secondo me, gran bella canzone che si fa più solare solo all'attacco del ritornello. Il ritornello più solare parte dopo una litania evocativa che fa, secondo me, un bel contrasto tra le due parti. Come dicevo prima, comunque l'atmosfera puca è buonanotte, cupa e ben poco scherzosa, la ritroverete per tutto il disco. È un disco più cupo dei precedenti dei Mezzatol, vabbè, a parte qualche eccezione ovviamente. Alla fine del disco, con la conclusiva Talisman, Talisman è impreziosita a tempi lenti, un mood più pacato e riflessivo delle altre, anche un bel intreccio di zither, stavolta pizzicato, e chitarre acustiche sostenute dal basso durante le strofe. Anche per il banjo in questa traccia, in questo disco che in quanto a folklore non si fa mancare proprio nulla, sentirete. La traccia chiude con classe il disco, secondo me. Classe che comunque gli estoni tendono sempre a dimostrare nei loro lavori, mio parere. Comunque fatemi sapere. Boh, quindi che dire, fanno il solito bel disco, si confermano secondo me come una delle migliori realtà folk di questi anni, come minimo per quanto riguarda la scena dell'Est Europa, secondo me molto florida, con nomi di spicco che spero conoscerete, come appunto gli Skyforger citati prima, o gli ormai celebri Arcona, che penso tutti conoscerete.
ma anche gruppi un pochino meno noti come Nocturnal Mortum dall'Ucraina, ad esempio, e Item Nozzer. Sono tutti gruppi che, se non li conoscete, consiglio. Penso che la maggior parte di voi li conoscerà. Va bene, ad ogni modo, finisce qui questa volta la seconda parte di questa rubrica nuova di Pagan Storm. Spero vi sia piaciuta, fatemelo sapere magari qua nella chat oppure la prossima volta in qualche modo, magari sulla pagina Facebook. Comunque, fatemi sapere se non vi ho stufato troppo e se avete consigli magari sulla prossima, cose così, fatemelo sapere appunto qua sotto nella chat oppure magari su Facebook. Va bene, ciao. Siamo ora dal disco è Mezzalaseveri. Buon ascolto, a settimana prossima!